Stiamo parlando delle varie tipologie di training orientate alla vendita, quindi obiettivo finale l'incremento delle vendite dell'azienda. Qui siete fortunati, siamo nelle nostre pillole informali di coaching. Paolo sta facendo il coaching a me. Allora, esempio, importante catena di profumerie. Il settore ovviamente è preparato. È preparato e tutti i marchi fanno delle pillole di e-learning per far sì che il personale di vendita, guardando le pillole e-learning, sia in grado di comunicare quei concetti in maniera rapida al cliente, che per il profumo di Dior abbia il messaggio di Dior, per il profumo di Dolce Gabbana deve avere il messaggio di Dolce Gabbana. Non solo, ma c'è anche il messaggio dell'azienda. L'azienda in che cosa ha il messaggio? Nel come trattare il cliente. E quindi ci sono dei corsi proprio dove c'è la modalità di accoglienza, le frasi da dire. Ed è qui chiaramente che un percorso di coaching che fa sì che il docente anche online abbia la grande capacità di esprimersi, il miglioramento del risultato è notevole. Cioè è qui, diciamo, nel retail. È questa la chiave di lettura, cioè io devo rendere sempre edotto e formato il mio personale di vendita. E nel fare questo, io non mi posso permettere di fare i corsi su ciascuno dei 200 marchi che vendono, no? Ti posso Assolutamente. fare un esempio pratico: a me piacciono i prodotti per la rasatura a umido da uomo, quindi il classico sapone, il pennello, le lamette, tutte queste cose qui. Una volta sono andato in profumeria e la commessa è stata una totale delusione, perché non ne sapeva niente, mi dice di più un sito internet. Ma ecco perché, e qui stiamo trattando un tema per me estremamente caldo. Io vengo dal mondo della vendita, del retail e mi sono formata per oltre 10 anni nei termini e negli argomenti della vendita. Certo, la vendita oggi è specifica, quindi di ogni prodotto, di ogni brand è importante conoscere i plus, ma anche i minus per poter gestire al meglio. Ma è importantissima la qualità della formazione che viene erogata digitalmente, perché chi la riceve, nel caso per esempio della commessa dello store X, deve essere in grado velocemente di comprendere i punti focus su cui puntare per essere in grado di fare la vendita veloce. Ma non la mossa veloce. La vendita veloce si intende capire esattamente chi ha di fronte il cliente. Quindi qui il processo di coaching, supportato a tutte le informazioni tecniche, diventa in termini di vendita efficace un plus assolutamente distintivo e vantaggioso.